Buonasera, bentrovati. Siamo qui, buonasera. Siamo qui ad aprire con questo primo incontro un ciclo dedicato all'intermedialità e alla poesia performativa. È un progetto questo della Fondazione MERS in collaborazione con l'Associazione Amalgama, di cui parleremo da qui a poco più nel dettaglio. La fondazione si è resa disponibile ad accogliere una proposta che ci è giunta per l'appunto dai giovani membri dell'associazione Amalgama, che vuole riportare all'interno degli spazi dedicati alle arti visive, ai linguaggi contemporanei, la presenza della poesia. Da qui l'idea di creare un percorso duplice con un progetto di residenza da affidare ad un gruppo di giovani artisti attraverso una selezione che è avvenuta con una call, e poi anche questa rassegna per esplorare ed approfondire i temi legati a questo aspetto della intermedialità che caratterizza per l'appunto le espressioni poetiche più contemporanee e più vicine a noi. I miei ospiti di questa sera saranno Patrizio Peterlini, che è direttore della Fondazione Bonotto, Beatrice Spampinato in rappresentanza dell'Associazione Amalgama, e Gabriele Stera, Martina Stella e Zoe Fouquar, che sono i tre artisti vincitori della residenza che hanno avviato da qualche giorno e che avrà un esito pubblico di restituzione con una performance presso la Fondazione MERS che si terrà l'11 giugno. Prima di passare la parola a Beatrice Spampinato, che vi racconterà più nel dettaglio il progetto e queste due linee di progetto che ho anticipato, vi presento Patrizio Peterlini, che è il direttore della Fondazione Bonotto, come ho già detto, che è qui per condurci in una ricognizione storica sul fenomeno, se così si può dire, della poesia sperimentale. Come direttore della Fondazione Bonotto ha curato numerose mostre su questi temi ed è autore di numerosi saggi. Di questi ricorderei il più recente, che ha proprio titolo Poesia sperimentale, internazionale dal 1946 ad oggi, manifesti e testi teorici pubblicato da Danilo Montanari. La Fondazione Bonotto è nata per promuovere la collezione Luigi Bonotto, che è ricca di opere, testimonianze, audio e video, materiali, manifesti, libri di artisti, fluxus, e di esponenti di quelle ricerche che a partire dagli anni 70 hanno caratterizzato lo sviluppo sulla linea della parola e sulla linea delle immagini della poesia o di un certo tipo di poesia. Passerei adesso la parola a Beatrice Spampinato perché possa specificare come il nostro progetto si è articolato. Grazie. Sì, sono oggi qui in rappresentanza dell'Associazione Amalgama, che è un'associazione culturale che opera nel torinese. Mi permetto di dire un'associazione giovane, sia per l'anagrafica dei componenti, sia proprio per l'anagrafica dell'associazione stessa che è nata nel 2018. Ci occupiamo di progettazione culturale, in particolare di supporto alla produzione culturale. E il progetto Residenza Poietica è stato proprio ideato dall'Associazione Amalgama e poi realizzato con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con la Fondazione MERS e con Casa Giglio. L'obiettivo del progetto è quello di dare un'opportunità ai giovani poeti performativi di poter interagire con altri linguaggi artistici, di avere un'opportunità di
formazione personale e poi di poter sperimentare anche nuovi spazi inediti, di trovare nuovi spazi per la poesia sperimentale e per la poesia performativa in particolare. Ci sono arrivate ben 39 proposte di progetto e tra queste 39 l'Associazione Amalgama con la Fondazione MERS ha scelto proprio il progetto Caspar Machine proposto da Gabriele, Martina e Zoe. Durante queste settimane, quindi tre artisti stanno lavorando con estremo entusiasmo al loro progetto, che per l'appunto avremo modo di vedere l'11 giugno presso gli spazi della Fondazione. Abbiamo pensato inoltre a questa rassegna proprio per poter alimentare quello che è un percorso formativo personale degli artisti in residenza, ma anche per poter creare un ponte tra quello che è la residenza, quello che accade all'interno della Fondazione e l'esterno, e quindi poter dare un'occasione sia a specialisti del settore, sia ad amatori, a curiosi, di poter insomma avere un primo o forse un ennesimo approccio al tema della poesia performativa. Ringrazio quindi la Fondazione Mario Merz che ha deciso di ospitarci sia fisicamente che virtualmente. Ringrazio Martina, Gabriele e Zoe soprattutto per il loro entusiasmo e ringrazio la Fondazione Compagnia di San Paolo, inoltre i miei colleghi chiaramente, in particolare Paolo Zammitti e Dario Santo con cui stiamo sviluppando questo progetto e poi ringrazio Patrizio Peterlini e la Fondazione Bonotto che hanno accettato il nostro invito e direi che vi lascio la parola. Bene, come anticipato, Patrizio Peterlini adesso ci condurrà in una ricognizione di questi fenomeni che a partire dagli anni 70, anzi no, prima, sul finire degli anni 40, ben prima, nell'immediato dopoguerra, che cosa hanno fatto? Sostanzialmente hanno dato centralità al corpo del poeta. E la declamazione poetica ha assunto alcuni elementi contingenti del reale e alcuni aspetti della casualità come elementi costitutivi dell'azione poetica che si sviluppa con il corpo e attraverso il corpo del poeta. Lascio ora la parola a Patrizio Peterlini, ringraziandolo fin da ora per il suo intervento. Grazie. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sono particolarmente felice di partecipare a questa iniziativa perché effettivamente manca uno spazio, o meglio, manca la possibilità ai giovani poeti o ai giovani artisti contemporanei italiani di trovare degli spazi, insomma, mancano questi spazi dove poter sviluppare dei progetti in cui la poesia ritorni a essere presente. E parliamo di una poesia contemporanea, sperimentale, chiamiamola così, di cui vi parlerò un po' oggi. Prima facendo un po' le prove tecniche, Mario insisteva sulla vi racconterai, ci racconterai una storia. Ecco, allora mi piace partire da lì, da questa idea di storia, che effettivamente ti viene messa a cominciare proprio c'era una volta, no? C'era una volta la poesia, c'era una volta la poesia, ma certamente non quella delle origini, ma quella più già distaccata dalle origini, formalizzata in una struttura letteraria precisa, no? C'era una volta questa poesia, ma poi questa poesia ha esaurito i propri strumenti. E dagli anni, in tutto il Novecento, si è sviluppata una ricerca per ridare
forza alla poesia, ridare un linguaggio alla poesia, in quanto il linguaggio poetico classico, le rime, le quartine, insomma, la struttura poetica come l'abbiamo sempre intesa, anche con lo scioglimento dei versi, quindi il verso libero, rimaneva ancorata in qualche modo alla trasmissione di un messaggio, alla trasmissione di un'esperienza del soggetto, che però non veniva, o meglio, non trovava più le parole per dirsi. Non trovava più le parole. Questa mancanza di parole ha portato i poeti effettivamente a cercare altre forme, altre strade. È come se il linguaggio si fosse esaurito a un certo punto, no? Cioè il poeta non si riconosceva più nel suo dire, non si riconosceva più nella propria forma poetica. E questo ha portato effettivamente a tutta una serie di evoluzioni che adesso cercheremo di vedere. Allora, tanto un saluto a Gabriele, Martina e Zoe, è un piacere incontrarvi. E la mia idea, visto anche la vostra formazione, visto che ho un po' letto i vostri curricula, e ho capito che avete in qualche modo già incrociato questi linguaggi, di cui vi parlerò, pensavo sì di fare una piccola introduzione, un piccolo panorama, diciamo storico, no? Di questi vari movimenti, di queste varie anime che hanno attraversato questa storia, ma soprattutto discutere un po' con voi, avere uno scambio e cercare assieme cosa dire, come cosa trovare in questa storia che vi può essere utile. Quindi se avete domande, se avete degli interventi, vi invito a segnalarli, insomma, in qualche modo. Allora, la storia che vi racconto, visto che abbiamo parlato di storia, è la storia della poesia contemporanea. Ed è una storia che, bene o male, è stata tramandata. Lo dicevamo anche prima, quasi in forma orale. Sono storie e ambienti che si frequentano e alcuni di voi ragazzi, mi riferisco ai tre poietici, avete incrociato in qualche modo, avete udito queste storie, no? Perché sono storie che effettivamente hanno questo passaggio quasi per conoscenza, per contatto. E questo è un aspetto interessante, secondo me, un aspetto interessante perché è nella tradizione del racconto orale che nasce anche la poesia, insomma, no? Con i griot, cantastorie, eccetera. Allora, vediamo di partire con questa. Questa storia. Allora, la storia della poesia, parlerò della poesia sperimentale così come si è sviluppata nella seconda parte del secolo scorso, verso quella che già Adriano Spatola a metà degli anni 60 definiva una poesia totale. E nel corso della seconda metà del Novecento ci sono state diversissime definizioni della poesia, poesia genetica, poesia simbiotica, pragmatica, cibernetica, qua ne vedete una serie, insomma, però l'idea è quella di una poesia che va oltre la unica destinazione fino allora riservata alla poesia, che era il libro, cioè esce prepotentemente dal libro e esce anche dal linguaggio in qualche modo. Queste sono delle affermazioni abbastanza interessanti, no? Già di Brown, non sappiamo se la poesia tradizionale portatrice di concetti è morta, sappiamo che è morta per noi, e se la poesia è cambiata, questo è Pierre Garnier, è che io sono cambiato, è che tutti noi siamo cambiati, è che l'universo è cambiato. Questo si ricollega a quello che dicevo prima, no? Cioè la necessità di trovare una nuova forma di espressione, una nuova forma di linguaggio per
per il poeta. Questo inizia un movimento, tutto questo parte già dal finire della seconda guerra mondiale, già nel 45-46, quando nasce in Francia il lettrismo. Vado molto rapidamente perché so che la conoscete questa storia, quindi il lettrismo nasce con questa idea di rifondare la poesia in qualche modo. Dopo le sperimentazioni delle avanguardie storiche, che sono la poesia futurista in primis e i Dada, che in qualche modo decostruiscono la poesia, no? Questi movimenti vengono bruscamente interrotti dalle due guerre mondiali. Quindi nel 45-46 c'è la necessità in qualche modo di riprendere questa storia iniziata all'inizio del secolo, questo percorso, e ripartire, rifondare, rinnovare questa ricerca. E i primi effettivamente sono i lettristi, con Isidore Isù, che punta a una poesia formata di sole lettere, dicendo che la poesia tradizionale, essendo la poesia tradizionale morta, si può ripartire dalla base elementare della sua forma pura, cioè la lettera. E la lettera che non trasmette a questo punto un significato, ma che diventa lettera pura e che viene modulata essenzialmente in poemi fonetici, in poemi performativi. E c'è un côté, che è quello che vi sto facendo vedere in questo momento, un côté anche visivo, come questo di Sabatier, questo di Isù, dove la lettera viene usata come elemento minimo di composizione anche delle opere visive. Tutto questo porta i nostri poeti, lettristi, ho detto, ad usare la lettera in modo performativo. Adesso vi farò vedere un breve stralcio di una puntata, di una serie, sì, era una serie effettivamente, una serie di viaggi, diciamo così, di reportage di viaggio di Orson Welles. E Orson Welles a Parigi va a intervistare quello che era al momento, in quegli anni, fine anni 40, primi 50, il movimento più all'avanguardia, ed era il lettrismo. E quindi c'è questo documentario molto divertente, interessante, dove vediamo Orson Welles che intervista i lettristi. Yan likidan likidan bar likidin likidin bin yango song yar yango song yin yango song yin hakujan bangal hakujan bangal hakujan bangal yan hakujan bangal hakujan bangal hakujan bangal yan. Now I wish you would explain to us, if you would please, about these new sounds. You've found some quite new letters, as you Oh, call these sounds, haven't you? that's right. Yes, we Such as, for example, like letters. you have oh, things like oh, well, but you use this letters mixed with letters like A, O, B, C. Yeah, and you have some like And you just like have this. well, that one. Yeah, I have one like this. Nadida. and that's a complete letter. Yeah, it's a mixture of letters and rhythm and different of strength in Do that the way again, of saying. same. But in a few words. Well, you see, my friend and I, we were looking for new poetry, let's say new style in poetry. We studied the history of poetry. We were sort of disappointed by the surrealist
poetry, and then we invented this new poetry using only letters, writing symphonies or poems, what we call letters, just with these letters. Just with the letters? That's right. Let's have another little fragment. This time about the snow. Okay. Ecco, è chiaro in questo documento storico, no? L'intento viene esattamente dichiarato l'intento da parte degli elettristi di formare, di creare una nuova poesia, di fondarla, insomma, di formandare un nuovo linguaggio, no? E l'interessante di questo primo passo è proprio il recupero di questo aspetto fonetico, l'aspetto che abbiamo visto, no? Nelle due recitazioni, declamazioni, non so come dire, performance, tutti gli effetti, e di Isù. Dove entra subito in gioco il corpo in quanto produttore di suoni. Ed è un aspetto questo che viene ripreso dalle avanguardie storiche, logicamente, no? Da il Cree Rhythm, da tutte queste sperimentazioni in ambito Dada. Però assume un aspetto nuovo, nel senso che qui con i lettristi si introduce anche qualcosa di diverso, che non è solo l'apparato fonatorio, ma piano piano prenderà sempre più piede, corpo, anzi il corpo, no? Già solo nella questo piccolo brano dove il poeta usa le mani sul proprio corpo, no? Lo trasforma in uno strumento, diventa uno strumento da utilizzare, diventa una possibilità di emissione di suoni. E questo avrà delle conseguenze che vedremo dopo. La poesia sperimentale, in questo percorso, insomma, di rinnovamento dei linguaggi, qui siamo nel 47, no? Si evolve molto rapidamente, già nel 53, sempre con questa idea di arrivare a trovare o sviluppare un nuovo linguaggio più contemporaneo, più in sintonia con il sentire del soggetto contemporaneo, no? Che ha perso la fiducia nel linguaggio, nasce anche la poesia concreta nel 53. Nel 53 la poesia concreta nasce in tre posti contemporaneamente, in tre luoghi, diciamo, dell'emisfero, due in Europa, vale a dire in Germania e in Danimarca, e l'altra in Sud America. Contemporaneamente, nel 1953, nasce questa idea della poesia concreta e nascono anche le prime pubblicazioni. Questo è un esempio di poesia concreta, che è una riduzione della parola al suo, come dire, al suo elemento minimo, grafico, col tentativo di creare una struttura anche architettonica, se vogliamo, no? Che dia immediatamente la visibilità e la, come dire, che diventi memorabile. Ecco, la poesia concreta mira a questo aspetto di essere memorabile, cioè facilmente ricordabile. E in effetti questo, che è considerato uno dei capolavori, no? di Gomringer, Silenzio, è immediatamente comprensibile dal primo acchito, e secondo rimane nella memoria come immagine, no? E nella sua lettura produce concretamente il suo significato, perché anche leggendolo muta Silenzio, lo spazio nero vuoto lasciato al centro di questa, no? Di questa sequenza di silenzi è silenzio esso stesso, quindi diventa concreta in questo senso. La poesia concreta non ha molto, vediamo altri esempi, si sviluppa con mantenendo la parola oppure decostruendola, arrivando a puro segno, in questo caso è Adriano Spatola,
che decostruisce il segno grafico della lettera, o lo trasforma in qualcosa di concreto, nel senso che il linguaggio si trasforma in qualcosa di plastico, come qui in Catuè. E si trasforma anche nello spazio, con la poesia spaziale, con Nils e Pierre Garnier, che cercano di invadere lo spazio della pagina, lo spazio non solo della pagina, ma anche fisico dell'installazione, che poi nasceranno le prime installazioni con la poesia concreta, e prime installazioni poetiche intendo, e, cercando di invadere lo spazio. Non avrà però un suo aspetto performativo. E rimarrà anche in qualche modo ancorata a questa idea di un linguaggio, di uno studio del linguaggio. Il passo successivo, più in avanti e con delle conseguenze molto molto più profonde, è quello della poesia visiva, che nasce in Italia. Qui vediamo ancora alcuni, che nasce in Italia e che è l'ultima grande avanguardia italiana, nata e diffusa dai protagonisti, dai poeti stessi. È un gruppo auto-organizzato, non c'è un critico che mette assieme i poeti, no? Sono loro stessi che si nominano e si diffondono le proprie idee tramite tutta quella esplosione che c'è stata negli anni 60 delle riviste d'artista ciclostilate, con la diffusione molto molto capillare, se vogliamo, tra i poeti. La poesia visiva nasce in Italia, dicevo, e cerca anche questa di nuove possibilità per la poesia, e di primo acchito è quello dell'unione della immagine e della parola. Un tentativo di superare la barra sassuriana, se vogliamo, no? Cercare di, in qualche modo, di rendere la poesia non solo leggibile, ma anche visibile concretamente, riprendendo un po' l'idea della poesia concreta, no? Però forzandola verso un altro spazio, verso un'altra direzione, perché ciò che interessa alla poesia tecnologica prima, poesia visiva poi, è in realtà quello che viene definito da Pignotti in più testi, no? Una ricerca di sinestesia, vorrei dire una ricerca di moltiplicazione dei sensi coinvolti nella lettura. Questo porta non solo alla creazione di collage storici come questi che stiamo vedendo, questo di Niccini, no? O questo di Sarenco, dove la licenza poetica diventa il gesto di ribellione, no? E ha dei côté, diciamo, basati solo sulla scrittura, come Luciano Caruso o cioè di Klaus, ma ha un côté che investe, proprio attraverso questa idea della sinestesia, anche il corpo, attraverso le performance di lettura, quelle organizzate dal gruppo 70, tipo Teatro e No, alla biblioteca, alla libreria, anzi in Feltrinelli, ancora nel 65-66, dove improvvisamente anche il corpo del poeta, no, è coinvolto. E non solo il corpo, anche lo spazio diventa uno spazio scenico poetico. Questo percorso è più evidente, se vogliamo, nella poesia sonora. La poesia sonora nasce bene o male negli anni fine anni 80, quando cominciano a circolare i primi magnetofoni, e il magnetofono dà la possibilità al poeta di registrare la propria voce e di intervenire sulla velocità, oppure tagliandola e facendo dei cut-up, no? E rimontandola, quindi invertendo i suoni, eccetera. Quindi scopre uno spazio nuovo, che è uno spazio fondamentalmente sonoro.
Queste ricerche arrivano dall'evoluzione della poesia fonetica, e qui abbiamo il cahier di Petronio, che è un cahier verbofonico dove lui rende sonore, musicali, tutta una serie di poesie, no? Dopo da recitare con un grazie a un coro che aveva messo in piedi in quegli anni. Ma il vero passaggio è successivo. Qui invece abbiamo Arrigo Rotacchino, che anche qui riprende, se vogliamo, le sperimentazioni futuriste, ma il vero passaggio è quello che avviene con Chopin e Eitzig, che iniziano a usare il magnetofono in modo sistematico e a registrare la poesia. La poesia diventa solo ed esclusivamente sonora, e quindi si materializza in dischi, fondamentalmente, registrazioni audio di letture, di performance. Ci sono due côté, fondamentalmente, quello di Chopin qui, che va nella direzione della ricerca di tutti i suoni emettibili, producibili dal corpo umano e dall'apparato fonatorio, abbandonando sempre più drasticamente la parola come significazione, quindi non viene più trasmesso un messaggio, e l'altro côté invece è quello di Bernard Lézic, che è considerato insieme a Chopin i grandi padri, insomma, della poesia sonora, no? Che invece mantiene il significato della parola, è fedele al testo, no? Rimane fedele a questo aspetto della poesia, ma la trasforma in qualcosa di puramente sonoro attraverso delle ripetizioni, delle messe in loop, delle sovraincisioni, eccetera. Entrambe queste forme di poesia nascono fondamentalmente, no? Abbiamo detto, in una ricerca di una nuova possibilità di espressione. E sfondano effettivamente tutti questi gruppi, questi primi movimenti, chiamiamoli movimenti, che abbiamo visto, sfondano verso altri ambiti. E qui entra in gioco l'intermedialità. Vale dire quel concetto introdotto da Dick Higgins nel 65, teorizzato da Dick Higgins nel 65, di intermedia, come qualcosa che è al di là del multimedia. Non è l'utilizzo di più media contemporaneamente, ma è il forzare i media verso qualcosa di nuovo, di inatteso, di ancora non creato in qualche modo, no? Quindi sempre un processo in fieri, nel tentativo di mescolare i media e creare qualcosa di nuovo. E da lì sono nate effettivamente tutta una serie di, da questo concetto, da queste sperimentazioni, sono nate tutte delle serie di forme d'arte che adesso sono consuete, tipo la videoarte, no? Quindi questo concetto di intermedia entra nella poesia, o comunque viene anticipato anzi dalla poesia, e diventa un tema fondamentale dell'espressione artistica nel Novecento. Dico anticipato perché, se vogliamo, già il sfondamento fatto, operato dai futuristi e dai dadaisti, con il cabaret Voltaire, con le serate futuristiche, quindi mettendo in scena la poesia, no, è già uno sfondamento verso un aspetto performativo e verso un aspetto teatrale, se vogliamo, verso un qualcosa che non c'era prima, no? Quindi l'inizio della performance, quello che è la performance art. Questo percorso è inevitabile, da un certo punto di vista, è la conseguenza, se vogliamo, di quanto ho detto prima, vale a dire questa idea di rinnovare il linguaggio poetico. Se la parola, in quanto primo e fondamentale, storico, strumento del poeta, no? Ha perso la capacità di esprimere ciò che il soggetto vive, esperisce e vuole trasmettere, e si cercano nuove forme, ci sono due strade fondamentalmente. Una è l'attacco al linguaggio nella sua destrutturazione,
è il percorso concretista, se vogliamo, no? Di strutturarlo, ma rimanere in un ambito, come dire, puramente concettuale, cioè un'analisi del linguaggio, fondamentalmente, o dall'altra parte una forzatura del linguaggio in un recupero del qui e ora, della possibilità espressa solo dalla oralità, che entra in gioco con, la no, con le ricerche fonematiche, col Cabaret Voltaire, eccetera, che viene ripresa subito nel dopoguerra e che diventerà poesia-azione. Vuol dire che l'unica possibilità per esprimere diventa la presenza fisica del poeta che parla, che dice, che fa qualcosa. Cioè è un abbandono, se vogliamo, dell'idea del linguaggio, del mito, del linguaggio capace di trasmettere un pensiero o un concetto. Quindi ciò che resta è il godimento del poeta messo in scena. Questo è il percorso che in qualche modo si sviluppa. La poesia azione vuole l'uso del corpo come mezzo espressivo, fondamentalmente, no? E c'è questo, entra in gioco questo contrasto, questa guerra tra il qui e ora, la presenza e la possibilità di esperire, la possibilità dell'esperienza e l'impossibilità di dire questa esperienza, quindi il qui e ora, solo vivere l'esperienza può essere interessante, nei confronti dell'eternità, vale a dire il cercare di fissare la poesia o l'arte per l'eternità. Se fino al Novecento l'eternità era ciò a cui si mirava, no? Vale a dire scrivere o fare un'opera immortale che sopravviva a me, con il Novecento e questa ricerca verso il corpo si arriva al qui e ora come unica manifestazione del soggetto, unica e irriproducibile in qualche modo, no? Beh. Allora, per vedere un po' più da vicino questi aspetti performativi, io avevo pensato a due autori, di vedere un attimo l'evoluzione di due autori, uno italiano e uno francese. Prima però di andare avanti, siccome sono stato molto rapido e anche un po' affrettato forse, no? Cioè, non ho sviluppato bene i concetti forse. Se ci sono questioni le riprendo, o se avete domande, insomma, un minuto. Tutto bene? Ok. Allora, il primo artista di cui volevo parlare e seguire un po' in questa evoluzione, da una poesia, chiamiamola tradizionale, lineare, a una poesia performativa, è il percorso di Arrigo Lorototino. Lorototino, che è un poeta torinese, era poeta torinese, e che è considerato il padre della poesia sonora italiana. E Lorototino inizia il suo percorso in ambito pittorico, fondamentalmente, già alla fine degli anni 50, aveva uno studio con Mario Merz all'epoca e produceva delle pitture che andavano dall'informale, che sono queste teste, anche questi ritratti materici, e una Côté Optical, che erano le sue ricerche, diciamo, delle fine degli anni 50, quindi stava cercando una propria strada, una propria via, no? E tra queste sperimentazioni incontra poi, tramite la fondazione di una rivista che è Anti Più Giù, nel 61, comincia a collaborare con Anti Più Giù, e lì viene in contatto con il gruppo di
ricerca sul linguaggio e sulla poesia sperimentale di Genova, in particolare con Oberto, il fratello Oberto, Ugo Carrega, eccetera, e incontra, conosce, viene a conoscenza della poesia concreta, che nasce, che era nata da pochi anni, insomma, negli anni 50. No? Entra in contatto con questa nuova forma di poesia e anche lui subisce una trasformazione, abbandona, e questo percorso si vede proprio in Antipiù, abbandona una forma di poesia che è una poesia lineare e inizia a sperimentare la poesia concreta. E nel giro di 4-5 anni diventerà uno dei maggiori esperti e un punto di riferimento internazionale per il movimento della poesia concreta. Tanto è vero che nel 66 fonda un'altra rivista che è Modulo, che è considerata la prima antologia, tra le prime, anzi non è esattamente la prima, comunque tra le prime tre antologie pubblicate al mondo di poesia concreta. È il numero uno della rivista Modulo, che è uno e unico, perché poi non ho più trovato i soldi per fare gli altri numeri e quindi è rimasto un numero unico. E due anni dopo curerà la sezione di poesia concreta alla Biennale di Venezia. Quindi nel giro di 5-6 anni diventa un punto di riferimento, no? E sviluppa tutta una serie di sue poesie. Attraverso, o meglio, questo recupero o questa scoperta della poesia concreta lo porta anche a cercare altre direzioni per lo sviluppo della poesia, no? E il primo passo è in qualche modo la nascita dello studio di informazione estetica, che è stato attivo a Torino tra il 66 e il 75 assieme a Sandro De Alessandris e Nora Zaffiri. È stato un centro di informazione, questo centro di studio, insomma, è stato un centro di sperimentazione di poesia e musica elettronica. Uno dei primi centri anche di ricerca di musica elettronica in Italia. E hanno dato vita a una serie di mostre nello spazio dove venivano sommati i vari linguaggi. E questo è l'aspetto interessante, no? Perché le mostre di quel periodo, anche di Arrigo Rototino, non sono solo la presentazione di alcune opere di poesia concreta, ma invadono lo spazio attraverso la recitazione, il suono e la creazione anche di una serie di oggetti in plexiglass o altri materiali che trasformano la poesia in oggetto. Uno degli appassionati frequentatori dello studio di informazione estetica e che è collaboratore anche alle varie edizioni di quell'avventura è stato Carlo Belloli. Carlo Belloli, che era un futurista, è stato un futurista, uno dei più giovani futuristi del gruppo storico, e che è importante perché in un suo testo del 43, mi sembra, parla di poesie murali, cioè fa questo discorso: la poesia del futuro non sarà più quella che si leggerà comodamente seduti su una poltrona da un bellissimo libro rilegato, no? Ma la poesia sarà per strada, la si incontrerà sui muri in forma di manifesti. Quindi in qualche modo è un l'anticipatore di quello che sarà poi la poesia concreta, poesia visiva, eccetera, no? Quindi Carlo Belloli frequenta lo studio di informazione estetica, entra in contatto, è amico, diventerà grande amico di Laura Tutino, e Laura Tutino inizia una ricognizione e uno studio di tutto quello che è stato prodotto dalle avanguardie storiche, in particolare il futurismo. E tramite questo studio inizierà a produrre tutta una serie di sperimentazioni che vanno dalla famosissima poesia liquida che avevamo prima, cioè il recupero in qualche modo di un aspetto avanguardista, cabarettista se vogliamo, no? Classico e anche rumorista del futurismo, con la creazione assieme a Fogliatti di alcuni strumenti come l'idromegafono, il liquomofono, il mozzaparole, il tritaparole,
che Laura Tutino inizia ad usare durante le performance per alterare, modificare la parola declamata. E questo diventerà anche poi successivamente un disco di poesia liquida, e diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia per le performance future. Attraverso questo percorso, no? Attraverso questo percorso di recupero di questo aspetto cabarettistico, se vogliamo, no? E della storia della poesia futurista, inizia anche a mettere in scena una serie di spettacoli di riproposizione, inizialmente questo, riproposizione di performance storiche futuriste. E poi piano piano inizia ad inserire e a produrre tutta una serie di proprie performance, fino ad arrivare a teorizzare la poesia ginnica. Poesia ginnica, che è una poesia che abbandona completamente la parola ed è solo la presenza del poeta in tuta di licra, no? Quindi vestito da mimo, che esprime, cerca di esprimere con il proprio corpo la parola in cui non ha più fiducia, evidentemente, no? La parola che è la poesia. È un tentativo, se vogliamo, che vedremo anche nell'altro poeta, in Julien Blain, un tentativo in qualche modo di dare corpo alla parola, ma più che dare corpo, che è l'aspetto di Totino, è che corpo e parola coincidono, cioè che l'aspetto reale e simbolico coincidano nel qui e ora. È proprio un tentativo di sfondamento di quello che è la barra sassuriana messa in atto da questi poeti. E sempre attraverso questo recupero arriva anche all'utilizzo della fotografia, e questo è anche un altro aspetto interessante di Laura Tutino, cioè il tentativo di fissare in alcune fotografie dinamiche la performance e l'atto declamatorio. E lo fa in un modo che si recupera le foto cinetiche futuriste, ma le trasforma con l'utilizzo del significante che viene inserito nella fotografia. E qui ne vediamo un esempio, no? Amore tutto tatto, dove la sequenza delle fotografie cerca di riprendere i movimenti mimici, no? di Laura Tutino, nella declamazione di amore tutto tatto. E questa è una forma particolare di utilizzo della fotografia e della poesia, del significante, insomma, che effettivamente è stato tentato e provato solo da Laura Tutino. Cioè questo tentativo estremo, no, di resa del momento, come dire, di contatto tra parola e corpo in una foto dinamica. Poesia ginnica, dove c'è l'abbandono, vi faccio vedere un paio di foto di Laura Tutino che esegue alcune sue azioni. Ma l'aspetto poi effettivamente importante, di cui si parla sempre di Laura Tutino, è l'aspetto legato alla poesia sonora. Con l'avvicinarsi a queste forme di poesia avanguardistiche comincia anche lui a sviluppare, no, una sua poesia che da una parte ginnica, abbiamo detto, quindi l'abbandono della parola, e dall'altra invece sonora. Anche lui scopre il magnetofono, entra in contatto immediatamente con Isaac, Chopin, eccetera, è il gruppo, diciamo, storico di poeti sonori, Cobbing, il gruppo di Fittinglen, eccetera, e nel giro anche lì di 5-6 anni organizza una prima antologia in 7 dischi di poesia sonora, che è Futura, pubblicata dalla Cramps. Un'antologia storica del 77, che è veramente una delle prime antologie al mondo, che riunisce tutto ciò che era stato prodotto dalla poesia sonora,
e dandogli anche un percorso storico, cioè troviamo anche alcuni brani di futuristi. Il primo disco è dedicato, diciamo, agli antesignani, ai padri, ai nonni, anzi, della poesia concreta, poesia sonora, scusate, e quindi a tutti i futuristi. C'è la prima pubblicazione dell'audio di Artaud, di terminiamo avec le jugement de Dieu, e pour un finir avec le jugement de Dieu. E quindi riesce a mettere assieme questa super antologia e inizierà a produrre e a eseguire performance in tutto il mondo di poesia sonora, che alterna alla poesia ginnica. Nella poesia sonora di Arrigo Lorototino c'è anche lì questo tentativo di decostruzione, di distruzione del linguaggio. Se da una parte abbiamo visto nella poesia sua concreta, ma anche nella poesia ginnica, no, arrivare alla pura presenza del corpo per esprimere la poesia, il concetto, nella poesia sonora invece c'è il lavoro contrario, cioè c'è lo scavo della parola, la decostruzione nell'aspetto significante, vale a dire mettere in luce le ambiguità del suono, del suono della parola stessa. La parola stessa può assumere diversi significati in base all'accentazione, in base al tono di voce che si dà, no? E quindi alla modulazione proprio. E fino ad arrivare a comporre delle poesie sonore dove il suono è ridotto, o la parola è ridotta a una semplice lettera, come in Toccata in A, che adesso proverò a farvi sentire finché... ecco, finché... eccola qua. Ecco, era solo un esempio di come l'utilizzo di una semplice A produca, no, diversi significati, e questa era la ricerca sviluppata da Arrigo Lorototino in queste due direzioni. La presenza fisica di Lorototino è assolutamente fondamentale in tutto questo. Perché? Perché lui nella sua ricerca si diverte molto a recuperare gli aspetti, come dire, cabarettistici proprio, da Grand Guignol, delle sperimentazioni avanguardiste, no? Cioè già il fatto di presentarsi in tutina di licra e l'utilizzo del corpo molto allenato, insomma, c'era questo potere teatrale che era molto molto forte. E giocando su questa sua presenza fisica, che ricordava un po' anche Cat Valentin, perché era molto lungo, no? e magro, e anche buffone nel suo movimento, rendeva le sue performance, no, un momento di estrema, come dire, non so come definire bene, comunque la presenza sua fisica era fondamentale. Questo è l'aspetto importante, questo, no? Cioè che non è tanto ciò che viene emesso o detto che è importante in questa forma di poesia, ma la presenza qui e ora del poeta che esprime e che dice. Ciò che resta, vale dire le registrazioni, no? Sono delle tracce di ciò che effettivamente è stato, sono dei resti.
Che altro dirvi? Sto pensando a come restituire questo aspetto, perché purtroppo ci sono difficoltà un po' con i video e non sono riuscito a prepararli tutti, insomma, però vi invito a cercare alcune video di Arrigo Lotutino per capire, insomma, a cosa mi sto riferendo. Perché insisto su questo? Perché effettivamente tutto ciò che succede nella poesia performativa, scusate se mi ripeto, ma è un concetto fondamentale, è proprio l'idea, è proprio questo abbandono della fiducia, della trasmissibilità garantita dalla parola. C'è l'abbandono di questo aspetto, un disincanto, e il tentativo estremo di portare la poesia nell'azione, cioè come unica fonte, come unica speranza, unica possibilità. È un percorso più chiaro e lo vedremo adesso in Julien Blaine, che sicuramente i nostri ragazzi hanno già conosciuto e incontrato. Julien Blaine, aspettiamo che lo troviamo qua. Julien Blaine è un poeta marsigliese, che inizia anche lui molto giovane a interessarsi di poesia e si interessa da subito a della poesia sperimentale. Già le sue prime produzioni sono in ambito sperimentale. Già nel 62, insomma, comincia con la produzione di alcune poesie che lui chiama elementari. Qui ne abbiamo un esempio, dove l'idea di Julien di fondo in questi anni è quella che il linguaggio è ovunque, il linguaggio ci circonda, ci invade, lo ritroviamo ovunque. E qui è la O che è onnipresente, e sono delle puntine di disegno, sono delle semplici puntine, le tracce anzi, lasciate da delle puntine di disegno sporche di inchiostro, che diventano la O, onnipresente. E questa sua ricerca, questa ossessione, se vogliamo, di un linguaggio sempre presente ovunque, diventa fondamentale nella sua forma di poesia visiva. Mentre nella sua ricerca poetica è evidente che il suo pensiero va da un'altra parte, ed è esattamente quello di cui dicevo prima. C'è un ragionamento sulla barra sassuriana. La barra sassuriana, insomma, è significato, significante, lo sappiamo, insomma, questa cosa qui, no? Che crea problema. Vale dire che la barra in sé è esattamente ciò che da sfondare, cioè l'elemento limite da sfondare. Perché il linguaggio, il significante, non tocca mai realmente il significato. E questo suo percorso si sviluppa per anni fino ad arrivare alla pubblicazione di uno dei libri fondamentali, secondo me, della poesia contemporanea, che è 13.427 poemi metafisici, che è un libro del 1986 di Julien Blaine, dove Blaine pubblica tutta una serie di poesie che sono essenzialmente costituite da due parole o da una parola e un'immagine, una sopra e una sotto la barra sassuriana, nel tentativo di scardinare la parola in sé. Se la parola, cioè il legame
che vengono instaurati tra la parola e l'immagine, l'immagine e la parola, le due parole, sono sempre un tentativo di forzarne il significato, di forzarne in qualche modo il significato ultimo, verso un'ambiguità e verso un'esplosione di significati possibili. Quindi questo tentativo estremo è esattamente ciò che porta anche in questo caso all'abbandono o alla aumentare la sfiducia nella possibilità di una poesia lineare o basata solo sul linguaggio. Ma c'è bisogno di altro. E c'è sempre più bisogno di altro. Tanto vero che a un certo punto Julien Blain dirà: io non posso fare altrimenti che usare il mio corpo, e comincerà a parlare della sua poesia come poesia in carne ed ossa, in chair et os, cioè non posso che muovermi per fare la mia poesia, non posso che usare il mio corpo, perché la poesia deve essere trasmissibile, ciò che io provo, questo soggetto poeta, no? Questa urgenza di trasmissione del suo messaggio non può che passare attraverso la presenza fisica qui e ora, condivisa dell'azione. Quindi c'è tutto questo aspetto teatrale che entra prepotentemente, no, nella poesia. Perché parlo di teatrale? Perché non è un caso che uno dei punti di riferimento della nascita della poesia sonora e poi anche di tutto uno sviluppo di ricerca in ambito teatrale è Antonin Artaud. Antonin Artaud, che da una parte abbiamo visto viene indicato, no, con questa emissione poi soppressa, insomma tutta la storia legata alle Chichemont de Dieu, viene indicato comunque come una possibilità di utilizzo della voce, di espressione, di come dire, di modulazione di una presenza reale del soggetto nella sua voce, nel suo, no? Ma è anche colui che parla del teatro e il suo doppio e dà inizio a tutta una serie di sperimentazioni teatrali, tutto il côté di ricerca, poi Grotowski, insomma, tutto quello che si è sviluppato, Barba, no? Dove il corpo viene messo al centro non tanto da come elemento da contenere ed educare, ma da liberare e far esprimere, che deve vivere qui e ora in scena l'emozione, che è il côté, no, che prende tutto il teatro anche dell'Acto Studio, cioè, che parte comunque da questo punto, cioè di in qualche modo di abbandono della possibilità di e fiducia nel linguaggio. Forse mi sto perdendo un po'. Però torniamo al nostro Julien Blain. Julien Blain fa questo percorso, ho detto, di ricerca nella poesia, ma impiega subito il corpo, e questa sua ricerca inizia giovanissimo nel 62 con una performance che è un'intervista a un elefante. E Julien Blain va al Circo Franchi ed intervista un elefante con un magnetofono. Una volta a casa prende questo magnetofono, questa registrazione, e altera la velocità. In questo modo ciò, la domanda posta dal poeta perde significazione. Cioè, da elefante, come stai? Allungandola, diventa incomprensibile. Mentre il barrito dell'elefante accelerato improvvisamente acquisisce significato di interpunzione o di cosa vuoi? Cosa mi stai dicendo? Con il solo barrito. Quindi c'è questa trasformazione di un linguaggio umano in qualcosa di animale e il linguaggio animale in qualcosa di umano, che è un punto anche questo estremamente interessante nella ricerca di Blain, che ritorna, vale dire l'aleatorietà del linguaggio,
Cioè, cos'è che definisce che un suono vuol dire qualcosa, no? Se non è accompagnato, ad esempio, da un gesto che lo in qualche modo sottolinea e lo esprime. Questa sua idea si concretizzerà sempre di più nell'uso del corpo, no? Come abbiamo detto, dove la sua tentativo è quello di unione, di una ricerca che unisca la parola al gesto. Parola, gesto devono coincidere. E lui trova, ad esempio, una possibilità in una sua famosissima performance, opera, che adesso vediamo, che è Shoot. Shoot in francese si scrive in due modi ed ha due significati, no? Shoot-toi, ma è anche la shoot, la caduta. È sia stai zitto, silenzio, fai silenzio, che cadere, la caduta. Quindi questa idea che un suono uguale, lo stesso suono, ha due significati, no? Viene ripreso da Julien Blain e modulato nella forma che adesso vediamo, che commenteremo. Un attimo che lo trovo, eccolo qua. Allora, tac. Questo che vediamo è la shoot ripresa dalla figlia e montata dalla figlia molti anni dopo la prima esecuzione. Ed è un po' un gioco, se vogliamo, che a cui Julien si presta, dove Julien, un po' più anziano, guarda se stesso e il proprio lavoro. L'idea della shoot è questa idea di sommare parola e gesto, si trasforma in qualcosa di diverso nel momento che il corpo agisce in una forma, come vedremo adesso, molto teatrale e invadendo uno spazio pubblico in un modo anche drammatico. Ve la lascio guardare un attimo. Thank you.
Voilà. Questo è un montaggio fatto dalla figlia, che dicevano, dove riprende la shoot story girata all'inizio degli anni 80 per il film di Starenko Collage, e che è, insomma, questa sua performance storica della shoot, dove effettivamente la caduta del poeta, no? Incarna il silenzio imposto. Vorrei dire che cadere, la caduta impone il silenzio in qualche modo. Se uno Julien se cade in una galleria, la galleria si tace, insomma, no? Quindi c'è questo silenzio improvviso, questo state zitti imposto dalla caduta. Questa è l'idea, no, di consustanzialità, se vogliamo, no? Tra parola e gesto, tra reale e simbolico. E non è un caso che Julien cada su questa lunga scalinata. Cioè, la scelta operata, e che poi viene ripresa nella forma visiva, diciamo, fotografica della performance, è questa idea che il poeta cade tra le righe. Le scale sono le righe di un quaderno, sono le righe di una, dove è possibile scrivere, però la caduta in sé, questa esperienza drammatica che lascia dei segni profondi, insomma, Julien ha camminato male per mesi, poi da immaginarsi, no? Che provoca anche delle ferite, delle lacerazioni, non entra in qualche modo, non resta scritta nella pagina, resta solo incisa sul corpo del poeta. Questo è anche un aspetto importante, interessante di tutto il lavoro di Julien. Questo côté, se vogliamo, da martire, cioè portare il segno sul proprio corpo, essere martire e dimostrare questa lotta con il linguaggio, essere simbolo di questa lotta, un corpo a corpo proprio, un corpo a corpo che si sviluppa anche in altre direzioni. La forma visiva, diciamo, che ha l'opera in una collage fotografica, una versione tipografica, anzi, dell'85, se vedete le immagini, no? Lui riprende effettivamente questa idea della linea, spazio, il carattere, ciò che ho espresso, no? Raccontandovi un po' questa performance, viene anche espresso visivamente in questa forma fotografica dell'azione. E bisogna che il poeta si muova, il faut que je me bouge, il faut che sia qui presente, questo è l'aspetto che è emerso prepotentemente. No? L'idea di fondo, come vi dicevo, no, è questo di cercare di recuperare delle armi alla poesia. E adesso vi volevo concludere questa prima parte di intervento, insomma, dopo discutiamo un po' e vediamo come proseguire, con un'ultima azione di Julien, che è anche questa una delle sue azioni storiche, e forse la più conosciuta, che è la pizza claustrofobica, dove Julien interpreterà vari ruoli in questa lotta al linguaggio, ed è preceduta da una sua breve introduzione, che è molto significativa secondo me, e quindi ve la lascio un attimo gustare tutta. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua.
Un attimo, che lo preparo e poi lo lanciamo. Finisce chiuso qua. Bon, la question, c'est comment passer d'un mot qui dit, un mot qui est dans le dire, à un mot qui fait, un mot qui est dans le faire. C'est-à-dire trouver un mot qui est à la fois dans le dire et dans le faire, le même mot. Par exemple, si je prends chute, que je prononce chute, chute, avec l'index sur la bouche, j'impose le silence. C'est donc bien un mot qui est dans le dire. Par contre, si je tombe, si je chute, je suis bien dans un mot qui est dans l'expression, qui est dans le mouvement, qui est en train de faire. Donc je passe vraiment d'un mot qui est dans le dire à un mot qui est dans le faire. Ça, c'est pour ça, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que j'ai fait écriture, écriture. Non pas écrire les fruits, non pas écrire, décrire les fruits, non pas écrire les fruits dans une langue donnée, mais les écrire vraiment, c'est-à-dire les écraser, leur donner vraiment leur substance d'écriture, écraser les fraises, écraser les raisins, parce que vraiment écrire, c'est le pied, c'est-à-dire un grand plaisir, et écrire comme un pied, c'est-à-dire vraiment écrire comme un imbécile, écrire très très mal. Et au fur et à mesure que j'écrase ces fruits, en commençant par le raisin, parce que chacun connaît la valeur symbolique de ce que donne le raisin écrasé, et que je finis par la banane, qui justement va me faire faire la chute, j'écrase tous les fruits au milieu. Et pour moi, ça c'est très important, je les écrase, et dans le public en face, qu'il soit chinois, italien ou africain, il va avoir en face de lui l'écriture qu'il va comprendre tout de suite, comment ces fraises deviennent des fraises par son écriture écrasée, etc., etc. Et petit à petit, je me prends dans le jeu, parce que ce poème devient olfactif, il respire très fort, il a une odeur très forte, il a un parfum de fruits très fort. Et donc, moi, je vais commencer à me lancer dans les cris des fruits. Kiwi! Bam, 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 bam! La figue, c'est irrésistible. La figue, la figue, Mais évidemment, après une telle écriture, la chute est obligatoire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'appétit. L'appétit, c'est la même chose. Alors des gens arrivent, ils veulent poser des questions, il y a une vieille dame qui est là, qui est en train de se shooter avec des fumigations, avec des libations, et quand elle est vraiment hors d'elle, l'homme pose la question, et elle va répondre. Mais elle ne répond pas comme on répond à une question normale, elle répond comme on répond à la pitié. Ça ne veut rien dire, c'est même pas grec, ça ne veut rien dire. C'est une onomatopée absolument insensée. Et là, va arriver des Grecs qui vont traduire par des mots grecs, en juste apposant les mots pour dire quelque chose. Alors, en français, on pourrait dire tilleul, au plat, le figuier, le carrefour. Et à partir de ça, le prophète arrive et avec ses quelques mots, il va essayer de donner la réponse. Voilà, si tu es près d'une eau plate, à un carrefour, que des gens sont gentils et bas à l'ombre, et que toi, et tu es au soleil, peut-être tu pourras dire qu'ils ont bien fait de venir faire ce film. Mais tu vois comment on passe d'un non-sens absolu à des mots qui ne veulent rien dire les uns aux autres, qui sont absolument incompréhensibles, et que petit à petit on arrive à la compréhension. C'est ça le but de la poésie. C'est-à-dire qu'on part de choses insensées. Pour la plupart, pour quasi tout le monde, on est dans le non-sens, dans l'insensé absolu. Cet insensé petit à petit s'articule, commence à devenir quelque chose, et on comprend que cet insensé devient un pseudo-sens, un presque-sens. Et puis petit à petit, le poète va faire son travail. Le poète qui fait tous les travaux de la pitié. Il est à la fois le prophète, l'exégète, le traducteur, le questionneur, et celui qui donne la réponse. Et en faisant tous ces travaux, il va enfin donner la chose à dire, la chose à entendre, la chose à comprendre. Voilà. Et là, d'un coup, tout se dévoile. Et on comprend. On doit comprendre. Thank you.
60 cm de diamètre. Et par conséquent, quand on vomit dans une pièce de 2 mètres sur 2 mètres, et par conséquent, quand on vomit dans un appartement de 80 mètres carrés, dans un appartement de 4 mètres carrés, de 120 mètres carrés. Et par conséquent, quand on vit dans une ville de 20 hectares, et par conséquent, quand on vit dans un pays de 200 000 kilomètres carrés, et par conséquent, quand on vit dans une île, et par conséquent, quand on vit sur un continent, et par conséquent, quand on vit sur ma planète. Okay,
Je suis bon qu'à ça. Sono bello, sono buono soltanto a questo. Bravo! Bene. Dopo questo lungo intermezzo video, ma ci tenevo a farlo vedere perché credo che questa sia una performance estremamente interessante su diversi livelli, insomma. Tanto è riassunto tutto il discorso che ho fatto finora, cioè questa lotta, questo corpo a corpo con il linguaggio che soffoca in qualche modo il poeta, no? Questo è il tema della claustrofobia iniziale. Poi c'è tutto il tema della aleatorietà del linguaggio con le lettere gettate che diventano un linguaggio incomprensibile, e poi l'uscita finale che ogni volta è imposta dalle lettere e che in questo caso, no, diventa questo: non posso che fare questo, non sono capace che fare questo. Io come poeta non posso che lottare con il linguaggio e con la aleatorietà del linguaggio corpo a corpo. Questo ci tenevo perché penso che questa performance sia veramente emblematica da questo punto di vista, insomma. E in questa esecuzione in particolare, con questa uscita finale, che ripeto è il caso, no? Che lo impone, che è estremamente illuminante di tutta la performance. Bene, dopo questo primo parte e lungo video, vorrei sentire i nostri ragazzi. Se hanno qualcosa da dirci. Grazie. Molto bello questo video, non eravamo a conoscenza, soprattutto quest'ultimo. Veramente interessante, risuona molto con tante cose su cui stiamo lavorando. E poi per l'escurso storico sulle evoluzioni della poesia, sì, cioè, fatto scoprire diverse cose, anche se poi non so, cioè, abbiamo già magari presente un po' come funzionano determinate evoluzioni dell'avanguardia storica, quelle più recenti, però sì, tanti nomi e tante cose che non conoscevo, almeno per conto mio, ho trovato interessanti, sì. Sì, non so se devo riprendere alcuni passaggi, allora o andiamo oltre. Perché a me piacerebbe approfondire un po' la questione della presenza fisica e dell'uso, dell'invasione degli spazi. Cioè, vale dire che il poeta, da in questo percorso che ho sommariamente delineato, insomma, ciò che emerge è questa appropriazione di spazi non deputati alla poesia, o almeno, rimetto un po' la cuffia, magari. Non deputati alla poesia, dicevo, cercare non solo di uscire dalla gabbia del linguaggio, come abbiamo detto, no? Che in qualche modo andava stretta, ma proprio l'esigenza di
appropriazione, di invadere altri domini fino a quel momento lì impensabili per la poesia. Mi viene in mente la poesia olfattiva, insomma, no? di Pignotti. Quindi l'idea di questa sinestesia, quindi la necessità proprio di uscire da quello che era una piccola riserva, no? Cioè, il libro di poesia, che poi sono dei libri che hanno delle tirature purtroppo molto molto basse, no? Sì. Invece questa... Sì? A questo proposito mi viene da chiederti, così sono un po' più in maniera provocatoria, che certo c'è una riserva del libro che potrebbe essere, cioè, anziché evidente, sconcertante, ogni volta che entriamo in una libreria e dobbiamo cercare i libri di poesia sotto il banco, nel posto più recondito della cantina dei librai. Tuttavia anche certe attitudini avanguardistiche portano magari alla creazione di mini riserve in cui c'è la poesia sonora qui, la poesia azione lì, la poesia delle sedie qua, poi c'è la poesia dei pezzi di cartone, poi c'è quella ancora più piccola, che quella dei pezzi di cartone sulle sedie. Insomma, esagero ovviamente, però c'è una tendenza, almeno nell'attitudine avanguardistica, a volersi ritagliare uno spazio d'azione determinato e anche teoricamente molto puntuale e supportato da materiali teorici, che poi però forse guadagna tutta la sua efficacità istantanea grazie a quei gesti, a questo tipo di teorizzazioni, e poi però finisce per essere in fin dei conti riportato a una dinamica di nicchia della nicchia. Sì, controproducente. Questo a me ha sempre fatto un certo effetto. Intenzioni formali assolutamente geniali, poi in realtà hanno perso nella loro potenza anche a causa del fatto di volersi iperdefinire. Questo può valere, per esempio, per molte scoperte letteriste, che effettivamente sono state geniali, fantastiche, però si sono ingabbiate in una serie di paradigmi formali che risultano assolutamente incomprensibili, a meno che tu non voglia mangiarti questi 7 tomi di Isù e sottoscriverli alla fine, dicendo anche sì maestro, sono d'accordo. C'è un po' una richiesta anche di appunto piegare la testa davanti a una certa dinamica avanguardistica che, boh, non so, forse sono meno attuali di quello che, cioè, non so, te lo chiedo a te più che altro, a te non sembra sì, che sì, sì. No, è un aspetto estremamente interessante questo, perché i poeti fra di loro hanno sempre litigato, e questo è stato controproducente anche allo sviluppo di questa storia della poesia sperimentale, della poesia totale, come la definiva Spatola, che aveva già indicato questo problema, insomma, nel suo testo, cioè la moltiplicazione delle definizioni e delle scuole, no? E con i propri adepti e la struttura gerarchica, se vogliamo, anche all'interno dei piccoli gruppi di poesia concreta, piuttosto che visiva, piuttosto che lettrismo, eccetera, no? E effettivamente è stato un problema, secondo me. Ma è un problema, se vogliamo, legato anche alla natura stessa della ricerca. Cioè, se c'è un qualcosa che viene riconosciuto storicamente alla poesia, mettiamola così, è l'espressione dell'essere, no? La poesia è l'espressione del soggetto nella sua massima, come dire, espressione proprio di essere. Questo almeno ci viene raccontato, no? Quindi questo pone un problema anche di dove sta il soggetto in tutto questo, che era già indicato da Rimbaud, se vogliamo, ma che è fondamentale in tutto il Novecento, no? E infatti questo non è un caso che si arrivi alla presenza, io qui e ora, come unica possibilità di manifestazione di questo soggetto.
No? Però questo pone un problema, perché il narcisismo doveva finire, allora tutti allora ognuno fondava la propria scuola per una forma di compensazione, se vogliamo, no? Di un narcisismo per sostenersi in questa, come dire, evanescenza della possibilità di esprimersi nel linguaggio, allora una forma di compensazione, se vogliamo. Poi per carità, però, però è interessante questo aspetto, perché effettivamente un paradigma attuale, in poche parole, perché io trovo che abbia perso tutta la sua forza, in fin dei conti. Cioè, oggi, nel contemporaneo di adesso, tu trovi che abbia un senso ancora appoggiarsi a queste forme, a questi paradigmi di categorizzazione particolarmente fissi? Li trovi ancora validi, attuali, in un qualche senso operativi, più che altro, perché quello è l'importante. Ripeto, ancora qualcosa al di là dello sguardo retrospettivo. Sì. Io parlo di poesia sperimentale o di poesia totale. Cioè, queste definizioni, che ripeto, le riprendo da Spatola, vanno oltre queste lotte tra piccole scuole, cercando di dimostrare, già lo dimostrava all'epoca, insomma, che è un percorso unico di evoluzione di quello che è l'espressione poetica. La poesia non è solo ed esclusivamente il componimento in rima, questo è il messaggio fondamentale, no? È il poeta che agisce. E agisce su diversi livelli. Questo è il passaggio fondamentale, no? Agisce a livello grafico, se vogliamo, la poesia concreta potrebbe essere anche definita così, no? A livello visivo, a livello performativo, a livello video, no? Cioè, ma è la poesia in sé, è la poesia sperimentale, è la poesia d'avanguardia. Nell'eccezione larga, se vogliamo, del termine, cioè non d'avanguardia come intendiamo le avanguardie storiche, ma non possiamo rifiutarle come percorso, no? Cioè, questa poesia contemporanea, l'islam o anche altre forme di poesia, no? Che vivono in questo momento, ce ne sono moltissimi festival di poesia, di slam, cioè c'è un movimento estremamente vivace di... Però cioè, siamo a metà percorso, come direbbe Julien, no? È un percorso di un secolo di evoluzione dell'agire poetico. Ecco, mettiamola così, dell'agire poetico. E l'agire poetico può sì tradursi anche in un libro, può tradursi in un disco, può tradursi in un spettacolo performativo, uno spettacolo teatrale, perché non ci sono più limiti, e questo è l'aspetto interessante, no? Assolutamente, assolutamente. Questo è più che altro quel che dicevo, che penso che oggi questo ci appaia come un'evidenza, in realtà. Non ci sono altre possibilità, penso, che fare tutto in tutte le direzioni. Sì, quindi questa idea anche iniziale che diceva Mario, no, di riappropriazione degli spazi, dare degli spazi alla poesia. In realtà la poesia ha sempre trovato degli spazi nuovi, e ciò che è successo nel XX secolo è chiaro, insomma, in questo percorso di milioni di scuole varie, movimenti, no, sette. E tutte queste hanno dato, come dire, un forte impulso a questa storia, no? Ed è un peccato che purtroppo siano ancora secondo me poco conosciute, ma questo è un altro discorso. Però tutte queste scuole, ripeto, erano in qualche modo, miravano allo stesso punto,
E questo lo riconoscevano anche facendosi la lotta, insomma, no? Tant'è vero che nelle riviste dei vari gruppi comparivano le poesie degli altri. Cioè non c'era una preclusione, no? Da questo punto di vista, anzi c'era un'assoluta condivisione delle ricerche, una condivisione attraverso le riviste che creavano, attraverso i libri che pubblicavano, attraverso le grandi scambi epistolari che esistevano, anche per creare le riviste, che poi le riviste erano fatte da ciclostili o da originali inviati, insomma, no? Però tornando agli spazi che dicevo prima, no? La poesia comunque ha sempre anticipato in qualche modo questo movimento di ricerca di nuove possibilità di azione. E questo indubbiamente dalla fine dell'Ottocento. Indubbiamente, dal momento in cui la pagina diventa uno spazio pittorico fondamentalmente, e poi dall'azione, insomma, l'utilizzo del corpo che diventa sempre più dominante in tutto questo percorso. No. Però è un vero peccato effettivamente, no, questo, perché la poesia sperimentale effettivamente soffre, ha sofferto e soffre tuttora di queste lotte intestine. E purtroppo spesso tende anche a teso, forse tuttora, insomma, tende a creare dei microgruppi, dei microcircuiti, che sì, si contattano, si toccano a volte, ma restano ancora... Però questo sta a voi poeti contemporanei, no? Abbattere questa, vincere questa, come dire, diffidenza reciproca. Ci stiamo lavorando. Scusate, vorrei intervenire. Sì. Andando un po' indietro all'intervista con l'elefante o all'elefante. Allora, questo gioco di dilatare la parola dell'uomo facendola diventare in qualche modo incomprensibile e rendere invece più comprensibile la parola animale, se così si può dire, attraverso lo strumento del magnetofono, mi ha fatto pensare che in realtà quell'immagine, comunque quell'azione che l'immagine ancora ci racconta, mette in evidenza alcuni aspetti che mi sembra di riconoscere nella proposta che hanno fatto Gabriele, Martina e Zoe, cioè l'aspetto dell'umano, di ciò che umano non è ma che è riconosciuto come animale, animalesco, l'elemento della tecnologia, quello del linguaggio, cioè sono tutti elementi che convivono, credo, vorrei chiedere a loro conferma di questo, nella suggestione che loro hanno ricavato leggendo Caspar Hauser, che portano in qualche modo come elemento primo, evidentemente da elaborare nel corso della residenza, però del loro progetto. Quindi chiederei a loro se questa linea che ho tracciato è percorribile, di dirci un po' come ciò che sta nel bosco, nella selva, si incontra o prende il posto di ciò che è nella città, quello che è civile. E viceversa si possono riconoscere nel confronto elementi ancora in qualche modo incomprensibili, oscuri di questa parola che noi pensiamo invece comunicante, che non lo è affatto evidentemente. Bello. Bello. Sì, io non conosco bene il progetto che stanno elaborando,
Però questo aspetto dell'animale è l'uomo, insomma, il linguaggio animale che diventa umano, comprensibile. No? È, il, se vogliamo, il nocciolo di tutta la questione del linguaggio. Perché noi siamo animali che parlano, insomma, sono parlanti, e di conseguenza la parte animale è stata modulata da questo linguaggio, ce lo fa riconoscere come umano, il nostro verso, no? Come parola. Però possibile altri linguaggi, insomma, altri linguaggi animali che non conosciamo, ma questo non è un altro discorso ancora. Quindi è proprio lì che si innesta la difficoltà, il problema che cercano di elaborare attraverso l'utilizzo del corpo, questo corpo a corpo, dicevo, no? Le performance che abbiamo visto, i poeti che abbiamo visto finora. Cioè, come mai il mio verso è modulato in modo tale che comunica qualcosa? E com'è che io, nel momento che mi modulo in questo verso, in realtà non sono lì? È tutto lì, il punto è questo, no, fondamentalmente. Quindi la macchina, l'ingresso della macchina in questo è... Sì, noi abbiamo, in pratica abbiamo deciso di focalizzarci sull'aspetto non tanto animale quanto selvaggio e ancora di questa figura del ragazzo selvaggio, di cui, come Maria diceva, per l'appunto siamo partiti dal mito di Caspar Hauser come un po' esempio emblematico di questo tipo di storie, e in effetti abbiamo, cioè, stiamo lavorando su questa figura più come una zona, diciamo, in cui vengono ad interferire diversi tipi di linguaggi che sono allo stesso tempo il linguaggio poetico e il suono, il disegno e la proiezione, il linguaggio attoriale, quindi un certo modo di abitare lo spazio e una gestualità che sono proprie a questa figura. E al contempo però Mario parlava di una netta e chiara distinzione tra l'urbanizzazione da un lato e un ambiente più naturale da un altro lato, che rispetto a quello che stiamo sviluppando anche nella concezione del selvaggio da un lato e tecnologico dall'altro, è molto più osmotica, diciamo, sono più delle zone che vengono ad incontrarsi, ma senza essere completamente opposte, senza voler giocare su una dualità di opposizioni e di incontri o scontri tra queste due, ma piuttosto vedendole come qualcosa di poroso in cui diversi linguaggi su cui stiamo, cioè che ci sono propri, vengono ad interferire, ritrovarsi e scontrarsi e collaborare e così, insomma. E anche, cioè, io aggiungerei il fatto di non necessariamente magari vedere nella tecnologia qualcosa che sarebbe necessariamente dell'ordine della griglia del linguaggio codificato, ma anche, perché no, un'ipotesi di un inselvatichimento diverso, ancora magari insperato, e questo si vede moltissimo nelle pratiche delle avanguardie del Novecento, trovo. Modi di entrare all'interno delle macchine, dei macchinari che non sono assolutamente contemplati da quelle stesse macchine, che significa in un certo senso mangiarsi il magnetofono, e dall'altro lato anche farsi mangiare dal magnetofono, per esempio. Quindi una delle nostre idee sarebbe comunque di creare appunto uno spazio di riflessione in cui non c'è necessariamente un'opposizione netta tra
dei linguaggi che sono dei limiti e una necessità di uscirne o un disincanto totale, quanto piuttosto vedere cosa ci può essere in quegli interstizi che li separano, e anzi ancora di più in quelle zone che in realtà sono tempestosamente sempre attraversate da intensità e quindi non strettamente definibili, ecco. E lì dove può succedere qualcosa, insomma, si può ancora lavorare, c'è ancora un po' di elasticità. Questi sono poi i presupposti, penso, poi chi lo sa. Niente elefanti, però. Come? Niente elefanti. Ah, niente elefanti. Ma questione no, di base. L'utilizzo, cioè, quello che abbiamo visto, o comunque che mi viene da pensare, da dire adesso, no? Ascoltandovi, era che l'utilizzo degli strumenti elettronici che accompagnano quelle sperimentazioni che abbiamo visto finora, no? L'ortotino, l'elettrismo, piuttosto che la poesia sonora, è un utilizzo strumentale in qualche modo, cioè preserva lo strumento, non lo forza, no? Mentre quello che prospettavi tu, Gabriele, era proprio una forzatura dello strumento, no? E quindi è un approccio, un utilizzo completamente diverso, che è anche dovuto al disincanto rispetto allo strumento stesso, rispetto allo strumento elettronico, se vogliamo, rispetto agli strumenti d'uso. Caspar, poi, è l'idea del buon selvaggio, insomma, no? Di un ritorno alla natura come elemento puro. Questa idea di un ritorno a una fonte naturale, una sorgente naturale. In realtà è l'opposto, sì. Perché quello che succede è che lui è stato cresciuto in isolamento, sì, e che certo, è in contatto con la società. Però poi viene ucciso, quindi non ci torna mai nella natura. E noi è su quello che c'è. Cioè... Peraltro la natura non l'ha mai vista. Sì, sì, sì. Questa è una natura di una torre. Sì, sì, però c'è di fondo questo mito, no? Certo, è quello che l'ha incollato sopra un po'. Cioè, appunto, forse è uno dei punti più critici e più difficili da affrontare, prendendo come punto di partenza un mito folcloristico come questo, che sopra c'è stata proiettata tutta una serie di questioni che sono molto difficili da affrontare, diciamo, perché cadere nel mito del buon selvaggio e di farsi un sogno su quello che sarebbe l'uomo come tabula rasa, puro e vuoto di linguaggio, può anche prestarsi a brutte interpretazioni. Certo, certo. Ma non è questo che state pensando, insomma, anche perché c'è l'intervento della macchina, cioè è un miraggio, come dire, no? È uno dei temi di fondo che comunque è da tenere presente e da esorcizzare, se vogliamo, no? Però è inevitabile, se io metto in gioco un ritorno, un'idea di natura, di umano, animale, no? Si comincia a mettere in contrasto l'animalità o la naturalezza dell'animale con ciò che è l'uomo, e la naturalezza probabile di un uomo diventa ancora più no? Ma quello che complicata la questione, insomma, però vabbè, ci stiamo addentrando forse troppo in territori filosofici. Io ritornerei un attimo alla questione di fondo, perché anche sono le 8, ho visto. E, tornando un attimo su questo aspetto che è stato raccontato, no? Detto,
della storia. E all'inizio c'era questa idea di raccontare una storia, e anche da quello che è emerso dall'intervento di Gabriele prima, insomma, effettivamente sono venuti a contatto con queste storie, però magari non le hanno approfondite. E questo è un aspetto che mi rattrista in qualche modo, come rattrista Gabriele, cioè, perché sia fonte di quello che raccontava lui, cioè di questa lotta intestina, ma anche di un disinteresse da parte di molta parte del mondo dell'arte e della letteratura, se vogliamo, entrambi, che non si sono interessati, non hanno seguito attentamente queste forme di sviluppo, queste traiettorie. E quindi è difficile magari anche recuperare elementi, documenti, conoscenza. Quindi sono molto felice che invece questa serata o questa iniziativa in particolare possa riprendere a dare effettivamente valore ad una ricerca che ha, che è quella della poesia sperimentale, insomma, che diventa poesia performativa e azione, no? Dare spazio a una ricerca, dicevo, che manca in Italia, secondo me. Ho fatto una finale triste, va bene. Va bene. Allora direi che possiamo chiudere. Io ringrazio tutti coloro che hanno questo intervento, ringrazio Patrizio Petterlini, naturalmente Beatrice Santiago per la collaborazione alla realizzazione di questa iniziativa, e auguro buon lavoro a Gabriele, Martina e Zoe. Prima di lasciarvi vi ricordo che il secondo appuntamento di questo nostro ciclo sarà martedì 25 maggio insieme al professore Andrea Balzola. Vi saluto e grazie ancora. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.